Allora, ciao da coach Sebastiano e andiamo nel vivo di questa lezione che sarà davvero una delle più profonde, delle più utili e andremo a mettere insieme un po' dei concetti semplici ma combinati in maniera avanzata per avere sempre più conferme, sempre più facilità nell'utilizzare il nostro amato DeLorean. Allora, come a mo' di piccolo riassunto iniziale, cominciamo con questi due concetti, il concetto dello shift, che sicuramente avrai sentito nominare, è l'incrocio fra due linee in particolare, la linea gialla, che noi chiamiamo la linea dell'oro, e la linea rossa del grafico di DeLorean, che noi chiamiamo la linea del pomodoro. Quindi oro e pomodoro che si incrociano. Naturalmente possiamo avere un incrocio verso dall'alto verso il basso e un incrocio dal basso verso l'alto. Quindi questo è lo shift. Andiamo un po' a disegnarlo e supponiamo che parliamo di, cioè l'oro magari è sotto il pomodoro e a un certo punto è andato sotto e se ritorna verso su, a un certo punto questo punto qui, andiamo proprio a disegnarlo un po' più sottile, questo punto qui è il cross, cioè scusami, lo shift, no? L'incrocio dal basso verso l'alto fa uno shift quando l'oro passa sopra al pomodoro. Possiamo chiamarlo per capirsi uno shift rialzista o upshift o buy shift, nel senso che è uno shift che fa intendere che c'è una volontà rialzista, ok? Quindi quando vediamo nel grafico questo. Naturalmente, perché l'oro vada sopra al pomodoro, c'è bisogno che si formi una candela di tipo rialzista. Quindi la shift candle è la candela che causa lo shift. Okay? Quindi alle volte la vediamo proprio molto molto lunga, per cui è la stessa candela, cioè quando avviene lo shift c'è una singola candela. Alle volte la linea gialla si sporge con una candelina che magari non attraversa neanche, e nella candela successiva viene confermato lo shift. Per cui di base, poi andremo a vedere anche che è molto semplice, di base troveremo una candela blu che dal basso chiude verso l'alto, no? Quindi questa è la shift candle, la candela che, essendo blu, ha causato lo shift up. Poi ci potrebbero essere varie cose, che continua, potrebbe continuare così, potrebbe continuare così con varie candele blu oppure rosse. Beh, a noi quello che ci interessa in questo momento è lo shift e lo shift candle. Naturalmente andiamo velocissimi anche al contrario, quindi l'oro era già sopra e a un certo punto incrocia, e questo invece è questo qui, questo punto è dove avviene lo shift sell o shift ribassista o downshift, come quando l'oro è sopra e passa sotto. E naturalmente perché ci sia questo downshift ci deve essere una candela di tipo rosso, una candela ribassista che ha spinto l'oro sotto il pomodoro, no? La shift candle sarà sicuramente una candela rossa. Va bene, poi utilizzando TradingView andremo a vedere che c'è anche un piccolo indicatore che ci aiuta a proprio indicare la freccia. Con una freccia ci indica qual è la shift candle, qual è la candela che ha causato lo shift, e ci verrà disegnato proprio una bella candelona, una bella freccia, scusa, rossa qui sotto e una bella freccia verde in quel caso verso l'alto, a indicarci proprio qual è la shift candle. Bene, allora cosa ce ne facciamo della shift candle? La shift candle è molto importante per questo concetto avanzato che dicevo, quindi identificarla non è difficile, addirittura possiamo avere questo aiuto, e una volta che abbiamo capito a cosa co corrisponde, andiamo a vedere cosa vuol dire uno shift solidificato e la 8CR, la regola delle 8 candele, 8 candle rule, 8 candle rule, 8CR. Quindi cosa vuol dire? Che quando abbiamo appunto, come diciamo, lo shift è una prima indicazione di volontà ribassista in questo caso o volontà rialzista in questo caso. Però quando si conferma questa volontà, normalmente andremo proprio a vedere che c'è quasi sempre un fenomeno che fa così, cioè parte questa candela verso l'alto che spinge l'oro sopra il pomodoro, upshift, o buy shift, e magari ci si forma una, due, tre candele e poi c'è sempre una tendenza a scendere un po', a tornare sul livello del pomodoro, poco prima, e qui ci vogliamo fermare perché qua comincia a essere interessante il nostro discorso, no? Quindi questa tendenza di fare così e poi far così e poi far così eventualmente, cioè quindi rompe l'oro, la linea dell'oro, cosa fa? Rompe, passa attraverso, fa uno shift, passa attraverso, poi fa una specie di test, come se volesse testare, tornare indietro, e se riesce a sprofondare, niente, di fatto, e si formerà probabilmente qui l'oro
possiamo immaginare che avrà fatto una cosa del genere, farà così e magari farà così, e questa si potrebbe causare, creare una shift verso il basso, no? Quindi con una relativa shift candle che sarà rossa, quindi shift up, shift down. Può succedere, succede molto spesso, viene chiamato anche shift e contro shift, shift e up, unshift, no? Quindi dobbiamo vedere come è importante collocarlo all'interno del trend, no? Del trend HB locale. Comunque, rimaniamo sul semplice. Normalmente cosa vediamo? Vediamo uno shift up, vediamo un piccolo ritorno verso il basso, quindi anche detto pullback. E quando succede la magia? Quando, dopo uno shift up, succede questo piccolo pullback, questo piccolo gancetto, montagnola, chiamala un po' come vuoi, che finisce con una candela rossa, e quella successiva, ta-da, la magia è che quella successiva invece è di nuovo una candela rialzista e anche decisamente, onestamente, comunque più grande di quella precedente. Allora, questo ovviamente ti suonerà super familiare. Che cos'è una candela blu preceduta da una candela rossa attraversata dalla linea del pomodoro? È proprio un DeLorean buy. Okay? Bene, questo DeLorean buy, che è preceduto da uno shift, un piccolo ritorno indietro, in modo tale che si possa creare il DeLorean, è uno dei migliori DeLorean, perché è come se questa intenzione rialzista venisse poi confermata dal DeLorean stesso. Quindi qua potremmo avere di nuovo una piccola candelina col classico Patrick Push, una piccola candelina blu, ma nel frattempo la gialla si sarà rialzata di nuovo, la troveremo circa qua. Quindi potremmo avere, dicevo, questa candela, questa prima candela dopo il DeLorean, magari una candela rossa che potrebbe toccare la gialla o poco lì, e da qui magari potrebbe proprio partire invece la sequenza che ci aspettiamo, quindi con le prime tre candele che vanno a chiudere, cioè che vanno a, la terza candela deve finire sopra al prezzo del DeLorean, ok? Il prezzo di formazione del DeLorean è questo, quindi qua ci sarà il livello di prezzo. Beh, la terza candela, una, due, tre, dopo il DeLorean, sai che per convenzione, per semplicità, come chiamiamo? Chiamiamo questa candela, vediamo se riusciamo a scriverci piccolino in mezzo, questa la chiamiamo la candela A del DeLorean, vediamo se riusciamo a farla un po' piccola. Ecco, questa possiamo chiamarla tranquillamente la candela A del DeLorean, e questa invece la candela B del DeLorean, non so se si vede bene, comunque queste sono le due candele del DeLorean, e questa sono la prima, la seconda e la terza candela successive al DeLorean. Nel grafico dell'applicazione di DeLorean ti viene anche segnata una freccia ulteriore qui che ti dice, ok, questo è un potential buy, ma noi adesso andiamo appunto a avere introdotto questo legame profondo fra il DeLorean e uno shift poco prima, naturalmente, no? Ok, a questo punto andiamo proprio nella precisione, cioè cosa vuol dire poco prima? Infatti, qua te lo anticipo, andremo a vedere qual è proprio un discorso per capire qual è il DeLorean migliore. Un DeLorean migliore è a favore del trend, quindi magari, appunto, come abbiamo visto qua, un DeLorean rialzista e che sia in un contesto di IGB rialzista. E cos'altro? Sotto attraverso l'acqua o la grigia, questo per quanto riguarda sotto o attraverso, nel senso per quanto riguarda il sell, sopra o attraverso per quanto riguarda il buy, e preceduto da uno shift, che è esattamente questo che abbiamo visto, no? Quindi vogliamo vedere lo shift, vogliamo vedere questo piccolo pullback, questo piccolo retest, e poi il DeLorean. E per la precisione, quante candele poco prima, no? Poco prima cosa vuol dire? Beh, deve essere in modo tale che, appunto, la regola delle 8CR cosa ci dice? Che uno shift viene confermato o solidificato quando dopo 8 candele il prezzo è superiore al prezzo di ingresso dello shift. Okay? Quindi, quale sarà il prezzo di ingresso dello shift? È dove si è chiusa la shift candle. No? Quindi qui questo sarà il prezzo di ingresso della shift candle. Quindi ci sarà una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, ecco, 8 candele da qui, le successive 8 candele, entro questa ottava candela, il prezzo deve essere superiore a questo qui. Okay? Quindi, se ti ricordi, la regola delle 3 candele dice che alla terza candela il prezzo deve essere superiore al prezzo di ingresso del DeLorean. E quindi tante volte succede che magari per poco non
non ci siamo, beh, adesso sappiamo che se c'è uno shift poco prima, possiamo tenere per buono anche il prezzo di ingresso dello shift, o addirittura se proprio lo shift fosse ancora più ravvicinato, qui abbiamo visto che prima del DeLorean ci sono tre candele, se ce ne fossero due o una, le volte che può capitare che c'è la shift candle, subito dopo una candelina blu e subito dopo poi una candela rossa, che è la prima parte del DeLorean, beh, insomma, se il DeLorean, questo è il concetto principale, no? Andiamo a cerchiare il nostro bel DeLorean. Se il DeLorean, cioè le due candele che formano il DeLorean attraversate dal pomodoro, si formano all'interno delle otto candele di tempo che dobbiamo dare per aspettare la solidificazione dello shift, beh, questo sarà un DeLorean con le migliori probabilità, perché ci sarà lo shift che torna indietro, forma il DeLorean, shift, mini pullback, il DeLorean buy, e da qui si conterebbero le tre candele per il DeLorean normale, mentre da qui, da prima e da più basso, si conta le otto candele per lo shift. Quindi abbiamo praticamente un vantaggio, cioè riusciamo a avere a tenere magari aperto un DeLorean anche se non chiude perfettamente sopra il livello di prezzo, no? Quindi abbiamo un'indicazione in più. Stessa cosa per il sell, quindi cosa succederà? Succederà che c'è lo shift, c'è magari una candela va ancora giù, potrebbe essere tranquillamente una candela va giù, poi potrebbe esserci una candelina magari piatta, che ne so, seconda candela, e poi magari potrebbe esserci una sequenza di una o due candele, e eccola qua. Quindi shift, mini pullback, questa candela deve chiudere blu solida sopra il pomodoro, e qua si apre la possibilità. Se si forma un'altra candela blu, probabilmente entro le otto candele, no? Perché c'è sempre la regola delle otto candele, quindi quali sarebbero le otto candele? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entro questa candela qua, il prezzo, perché sia confermato, perché sia solidificato il sell, il prezzo dovrebbe essere inferiore a questo livello qui. Quindi se cominciasse a fare delle candele troppo che vanno verso l'alto, probabilmente poi non ce la fa a scendere e entro l'ottava candela essere più basso di questo livello qua. Per cui cosa potrebbe succedere? Shift, mini pullback che ritorna sul pomodoro, e se qua invece mi si va a formare una candela rossa più grande della blu precedente, entrambe tagliate al pomodoro, che cos'è questo? È un DeLorean sell, okay? Quindi questo si forma il DeLorean sell, si forma il DeLorean Cell e va a essere un DeLorean Cell molto potente, perché avrà le sue tre candele di tempo per andare a essere confermato, quindi andare a, in questo caso un po' casualmente ho disegnato che si forma proprio il DeLorean Cell, si forma sullo stesso livello, ma può capitare, dello shift candle, per cui avrai tre candele di tempo, ma perché il prezzo possa magari la prima candela fare il famoso pattern push, quindi risalire un pochettino qui, okay, e poi andare a fare la sua bella discesa verso e quindi alla terza candela dopo il DeLorean, oppure all'ottava candela dopo lo shift, trovarsi il prezzo decisamente più sotto del prezzo di ingresso del DeLorean e anche della shift candle, e quindi essere assolutamente confermato. Quindi questo sarà un ottimo DeLorean che avrà le migliori probabilità di continuare, quindi il pomodoro nel frattempo si sarà un po' abbassato per questo, e quindi noi andremo a vedere una gialla che fa proprio questa cosa così, no? Quindi torna su, torna giù, e qua continuerà verso il giù, basso, bella distante probabilmente dalla rossa, e quindi qua avremo una ottima, ottima, ottima discesa fino a appunto avere dei segnali di exit, che potrebbero essere delle candele blu che cominciano a chiudere sopra al pomodoro, ma comunque abbiamo fatto tutto il nostro profitto, avremo varie indicazioni di exit, quindi oggi non parliamo dell'exit, però andiamo a parlare di che cosa, quindi ricapitolando, di come il DeLorean migliore, abbiamo visto qui, i DeLorean migliori sono quelli a favore dei GP, sotto sopra o attraverso l'acqua o la grigia nel caso del buy, nel caso del sell, e preceduti da uno shift, che è quello che abbiamo appena visto. Quindi se vuoi vedere uno shift, una shift candle prima del DeLorean e che abbia fatto shift, mini pullback, cioè ovvero retest, e poi il DeLorean. Naturalmente qual è la cosa bella? Che la nostra applicazione ci chiama quando si è già formato il DeLorean, e per cui è la conferma migliore che possiamo fare è proprio di avere, come sempre,
l'acqua magari poco sopra o attraverso, ma adesso andiamo ad aggiungere questo fatto della shift candle, il pullback e il delore. Okay? Quindi, proprio per concludere la lezione, andiamo a vedere due casi in cui appunto magari si forma un DeLorean buy. Allora, cosa potrebbe essere? Che il prezzo qui stava salendo, no? Quindi qua siamo in piena IGB, blu, grigia, acqua, rossa, pomodoro e oro, quindi l'oro sale, 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 sale. A un certo punto cosa fa? Fa uno shift, fa un mini pullback, shift mini pullback, e qui se torna giù, allora andrà all'acqua, andrà alla grigia, magari quindi sarà se invece fa una cosa del genere, torna su, quindi rifà uno shift rialzista, no? Quindi questo shift qua, segui il ragionamento, questo shift qua in realtà sarebbe uno shift sell, no? Uno shift sell che potrebbe spingere l'oro, cioè il prezzo andare fino all'acqua o fino alla grigia. E va bene, è un'ipotesi. Se invece fa uno shift, fa subito dopo un unshift, questo shift qua, questo shift buy, questo ci interessa, no? Perché allora cosa farà? Probabilmente l'oro farà una cosa del genere, andrà su un pochettino, andrà su un pochettino, tornerà comunque giù perché dopo lo shift c'è sempre un piccolo pullback in senso contrario ed è proprio qui che potrebbe formarsi il nostro DeLorean buy con le migliori probabilità, no? Perché potrebbe proprio essere la candela rossa che si forma qui a cavallo del pomodoro, e seguita da una candela blu più grande della rossa, come abbiamo visto prima nell'esempio, ed ecco che questo, essendo a favore di trend, avrà le migliori probabilità di farsi una bella cavalcata, di andare parecchi pips verso l'alto. Okay? Quindi il miglior DeLorean è quello che si forma appunto, come sempre, con l'acqua sotto. Qua l'abbiamo anche disegnato un po' distante, quindi magari l'acqua potrebbe essere interessante vederla anche un po' più. Facciamola così, vederla un po' più vicina possibilmente al DeLorean stesso. Quindi DeLorean con l'acqua poco sotto, ma preceduto, come abbiamo visto prima, da uno shift rialzista, mini pullback, DeLorean via. Okay? Quindi sarà il miglior DeLorean quando è preceduto da uno shift rialzista, mini pullback, DeLorean. Okay? Quindi qua invece il contrario, come ci immaginiamo? Ci immaginiamo l'oro che scende, a un certo punto torna su, questo è lo shift rialzista, non ci interessa, ci interessa questo shift qua, magari, in cui va a fare proprio lo shift verso il basso, ops, shift verso il basso, mini pullback, e qui si deve formare il DeLorean. Come si formerà il DeLorean Sell? Con una candela blu a cavallo del pomodoro, seguito da una candela rossa più grande del pomodoro, e questo appunto di nuovo sarà un DeLorean che ha le ottime probabilità di continuare per parecchi pips. Quindi questo DeLorean perché è buono? Perché anche qua l'abbiamo disegnato un po' male perché chiaramente è a caso, ma ecco, immaginiamo che l'acqua sia un po' più qui, e quindi cosa avremo? Avremo il DeLorean che avviene poco sotto l'acqua, preceduto da uno shift ribassista, mini pullback, DeLorean. Shift, mini pullback, DeLorean, go. Okay? Quindi questa è una nozione veramente avanzata, e soprattutto anche con il calcolo delle candele, poi magari appunto nel live andremo a dare supporto, andare a vederlo proprio in diretta. Quindi con il conteggio delle 8 candele a partire dallo shift, le classiche 3 candele a partire dal DeLorean, che però insieme si danno una conferma. Quindi se avviene la solidificazione dello shift, probabilmente ci sarà anche una conferma del DeLorean e quindi avrai le migliori probabilità. La cosa bella, lo ripetiamo, è che quando tu arrivi sul grafico perché ti ha chiamato l'applicazione DeLorean, vedi già se poco prima è successo lo shift, il mini pullback e poi il DeLorean. Quindi non hai bisogno di aspettarlo, sperare che si formi. È una cosa che se è successa, è già successa, la vedi, e quindi quando la vedi hai la migliore conferma. Va bene, spero che sia tutto chiaro. Casomai vedete il video e poi sai che puoi fare domande durante le live di supporto. E quindi un saluto, un abbraccio dal coach. Ci vediamo alle prossime.